10 minuti con i protagonisti della biodiversità della Basilicata. Annibale Formica è il presidente della comunità del cibo e della biodiversità del Pollino e del Lago Negrese. Lui è stato già direttore dell'ente parco del Pollino e componente di un famoso gruppo storico quasi che negli anni 70 presentò il progetto Pollino. Ha lavorato per 5 anni su quel progetto e ha posto le basi per quello che è oggi questo straordinario territorio. Ad accompagnarci in questa chiacchierata con Annibale Formica c'è il dottor Pietro Zienna, che è il responsabile della progettazione dello sviluppo per l'Alsia, e purtroppo non è con noi Domenico Cerbino, referente, il nostro responsabile dell'azienda Pollino, che ha oggi problemi di connessione a distanza. Annibale Formica, questa esperienza nella comunità del cibo del Pollino e del Lago Negrese, la prima in Italia, un onore presiederla. Certo, infatti quando mi è stato chiesto di dare la disponibilità non mi sembrava vero, anche perché si presentava, diciamo così, al termine della mia esperienza di direzione e quindi mi metteva in condizione di andare, diciamo così, in pensione però con un impegno di carattere civile, culturale, di grande spessore. Infatti l'ho sposata come fatto di estrema importanza per la mia conclusione, diciamo, delle esperienze. Quanti soggetti adesso raccoglie la comunità del cibo? Attualmente siamo arrivati, partendo da 20 enti che hanno aderito all'inizio, siamo arrivati a 26 altre, quindi altri 6 enti che hanno chiesto di condividere con noi questa esperienza che è all'avvio. C'è un lavoro che parte da molto lontano, Pietro. Ci può raccontare brevemente alcune tappe, un lavoro sulla biodiversità, sulla mappatura, cominciato 15 anni fa e che oggi ha portato a dei grandi risultati. Sì, in effetti l'agenzia l'Alsi ha lavorato con la sua azienda sperimentale dimostrativa Pollino di Rotonda da moltissimi anni sulla biodiversità, saranno perlomeno 20 anni. E in tutti questi anni, a parte il lavoro di raccolta, di studio, di catalogazione, di conservazione, poi quando siamo arrivati al punto della valorizzazione, ci siamo resi conto che era necessario che questo partisse anche, cioè non solo da noi, da Alsi, ma partisse proprio dal basso. Quindi abbiamo visto nello strumento della comunità del cibo e della biodiversità, che poi è un istituto previsto dalla legge 194 del 2015, legge nazionale, abbiamo visto appunto che poteva essere uno strumento utile per raccogliere una serie di soggetti interessati all'argomento che lavorano sul territorio e farli diventare loro stessi protagonisti, attori, propositori di attività, di progetti. Insomma, di una progettualità che tenesse al centro proprio la biodiversità, l'agrobiodiversità. E quindi a quel punto abbiamo fatto un'animazione territoriale, abbiamo trovato Terreno molto fertile poi. un terreno molto incerto. Il Pollino Sì. sicuramente è un terreno molto fertile, in quanto che appunto ci sono numerosi gruppi, sia agricoltori custodi che lavorano in modo isolato, ma anche addirittura in modo organizzato. Esiste addirittura un'associazione che raccoglie addirittura in questo momento fino a 200 persone tra amatori e agricoltori, e quindi un terreno molto fertile su cui appunto poi abbiamo diciamo così, innestato l'idea della comunità del cibo. Ecco, Annibale, c'è stata di recente l'assemblea della comunità del cibo che ha definito il programma delle attività, ponendo l'accento questa volta su alcune cose molto particolari che collegano proprio l'agrobiodiversità anche alle produzioni vere e proprie e alle tipicità del territorio. Sì, noi quest'anno, anche se in modo un po' più limitato e precario per le ovvie ragioni che conosciamo, abbiamo puntato moltissimo a mettere in valore quanto più è possibile tutte le capacità di fruizione
che sono legate al territorio e in particolare ai prodotti agricoli, agroalimentari e tutto quel processo che va appunto, come io personalmente ripeto quasi spesso, dalla terra alla tavola, cioè quindi dal prodotto agroalimentare che è di alta qualità nel territorio al cibo e ai suoi racconti, no? Fatti da molti operatori, anche tra i chef, diciamo così, di alta qualità che il territorio esprime, e ce ne sono diversi, che possono diventare testimoni dal territorio da un lato e dall'altro raccontare tutte le esperienze umane, culturali, e perché no, tutti diciamo così, gli elementi costitutivi del valore della biodiversità. Ecco, c'è una cosa che ci ha sempre colpiti e che ci ha entusiasmati, che ha reso possibile questo straordinario lavoro dell'Alsia, di animazione sul territorio e di promozione della comunità del cibo, cioè il fatto che il territorio fosse pronto, proprio perché da 15 anni e più sul territorio si organizzassero iniziative, cioè ci fosse la cultura dell'agrobiodiversità. E quindi questo ha reso possibile la creazione di questo primo organismo che spesso non è facile spiegare a chi non è del mestiere. E ultimamente, ricorderai, sono venuti dal Veneto, Veneto Agricoltura ha fatto, è venuta a rubarci le idee, diciamolo in maniera simpatica per carità, a vedere la nostra esperienza. E non riusciva a capacitarsi del significato reale della comunità del cibo. Ecco, ci vuoi spiegare effettivamente che cos'è una comunità del cibo? Io parto da una considerazione importante, cioè l'argomento di cui trattiamo, cioè l'agricoltura, l'ambiente, il territorio, la biodiversità, di per sé stesso sono un complesso organico, si dice, cioè che richiede per forza di cose nell'attività che fa, in tutto ciò che esprime, una visione sistemica, cioè uno stare insieme, un fare rete, stare dentro le cose. Seguire le filiere, come adesso spesso capita, parlando di progetti in agricoltura, spesso siamo indotti a richiamare, e quindi di conseguenza fare comunità. Guardate che oggi, convinzione mia, le condizioni ambientali che abbiamo nel pianeta, tutte quante poi si riconducono alla fine a una grande speranza, a un grande desiderio di far comprendere a tutti che c'è bisogno di comunità. Beh, noi credo che lo esprimiamo da soli in base sia alla nostra natura stessa e sia anche a quei modestissimi passi che siamo riusciti a fare giorno dopo giorno proprio come istituzione, come associazione comunità del cibo, e cioè azione volontaristica. Due, essere portatori di interessi di tutti. E quindi senza scavalcare nessuno, ma semplicemente rappresentare il bene comune. Fare poi molta animazione territoriale, che è fondamentale, e cercare poi di tessere, diciamo così, i vari componenti di questa comunità all'interno, diciamo così, di uno stare insieme, all'interno di una rete, perché è il nostro compito proprio. Ecco, se io fossi un operatore in questo caso del Pollino Lagonegrese, se io fossi un'impresa, fossi un agriturismo, fossi un'associazione che organizza di guide che organizzano itinerari, ecco, cosa potrei fare per entrare a far parte di una comunità, della comunità del cibo e della biodiversità? Io credo ci dobbiamo ulteriormente organizzare e quindi strutturare per dare la possibilità a tutti di prendere contatti con noi e quindi accedere a quelli che possono essere i rapporti che siamo capaci di tenere in piedi. Certamente in questo momento basta anche una semplice sollecitazione per mettere in movimento quei meccanismi proprio di interrelazioni che ci portano poi a far condividere reciprocamente una esperienza che uno ti propone, sia nel settore turistico, come anche nel settore semplicemente agricolo, oppure nel settore della gastronomia, della confezione di cibo, eccetera. Quindi, e questo è il senso. Oddio, in questo far passare moltissimo il concetto della sostenibilità, perché parliamo di turismo, Certo.
che è il modo proprio per ricondurre alla volontà che la comunità del cibo ha, ma non semplicemente come finalità generale, ma Quindi, proprio come esigenza dal basso. in sintesi possiamo dire, perché ci manca pochissimo per chiudere, possiamo dire che la comunità del cibo non è un'impresa, ma aiuta le imprese a stare insieme e a realizzare attività sul territorio. L'associazione a tutti gli effetti per me di volontariato, fatto dei soggetti protagonisti già del territorio. Io ho concluso l'anno scorso, proprio alla 12ª conferenza regionale sulla biodiversità a Rotondo, ho concluso con una piccolissima parola. Stiamo sforzandoci di far vedere a tutti all'esterno cosa il territorio già di suo fa o che è capace di fare. Bene, noi ringraziamo Annibale e diamo appuntamento a chi ci vorrà seguire a nuovi incontri, a nuovi protagonisti della agrobiodiversità della Basilicata. Ciao a tutti. Grazie anche a voi.